Se ti diciamo ceneri, cosa ti viene in mente? E la lavanda dei piedi, non so perché. Il primo di marzo, di mercoledì. Cosa viene in mente i ceneri? Quello che mi ricordo una volta che si andava in chiesa per prendere le ceneri sulla testa, ma il motivo delle ceneri perché si nasce e si torna ceneri, penso. Oggi non va più in chiesa? Oggi vado in chiesa ancora, però le ceneri no, magari perché non è il momento, non è di domenica. Una cerimonia particolare in cui si rammenta che ci si... che avremo una morte. Il segno, il simbolo, diciamo, della contrizione di fatto. Viola, mi viene in mente il viola. Oh mio Dio, no, guarda. Ceneri, sì, le ceneri, certo. Le ceneri ci ricordano l'inizio della Quaresima, del tempo forte della Quaresima. È un tempo che ci chiede una conversione personale e comunitaria per preparare la Pasqua di Gesù. Le ceneri ci ricordano che l'uomo tornerà a essere cenere, però quella frase che ci viene detta quando ci impongono le ceneri sul capo, convertiti e credi al Vangelo, ci ricorda non soltanto la dimensione penitenziale delle ceneri, ma anche la possibilità di una vita sempre rinnovata nella fede in Gesù. Ecco perché il momento delle ceneri è un momento importante da vivere soprattutto a livello comunitario, così da intraprendere insieme un cammino di conversione. In un certo senso possiamo dire che è un modo anche per impegnarci diversamente. Se mi impegno soltanto con me stessa, non ho più la verifica con un'altra persona, ma se mi impegno comunitariamente, insieme dovremmo dire quali passi abbiamo fatto verso la Pasqua di Gesù.